È un regalo. Fatemelo aprire. No, aspetta, fatemelo aprire. Aspetta, fammelo aprire. No, ascoltami, no. Allora, io ringrazio il sindaco e gli dono un oggetto che spero possa utilizzare nei prossimi suoi atti, in ogni atto che fa, di favore agli amici, le nomine che fa, il sistema che utilizza. No, assolutamente no, perché no, ho usato un minuto per dare un regalo. No, mi deve far finire. Io ho diritto. Ma lei inviti se stessa, cioè lei fa bene se esce dall'aula, io non esco dall'aula. Allora voglio informare tutto il Consiglio Comunale che ho gli atti per cui finalmente proveremo che la famiglia Girani ha comprato i terreni pochi giorni prima dell'edificabilità. Chi dice di non sapere è complice, è colluso. Mi deve interrompere anche lei. Lei è presidente o è un disturbatore? Perché non capisco il suo ruolo dove se varia. Lei è un presidente. Perfetto, lei è pagata, lei ha uno stipendio, quindi non può disturbare chi la mantiene, capisce? Questo è il concetto. Devo dire che io mi auguro per il benessere della Presidente del Consiglio Comunale che lei diventi assessore, come aspira a diventare, e il sindaco la rimuova immediatamente dalla carica che lei ricopre senza il rispetto delle minime regole democratiche, perché lei non può interpretare il regolamento come le pare e come le piace. Quindi le auguro di diventare un Bondi, di diventare un Raccagna, e mi auguro che su quello scranno, che è molto importante per la nostra città, ci sia una persona super partes e non una persona che non fa altro che servire il sindaco Daniele Manca, perché tutto è a 5 incarichi ma non è ancora un monarca, è chiaro? Perfetto. Perché la coppola oggi? Questo è il tema. Perché due personaggi legati alla Manca Connection, e hanno un nome e un cognome, e li ha citati proprio il primo cittadino, Lorenzo e Bertozzi, sono stati, diciamo così, coinvolti in un'indagine in Campania che ha portato all'arresto di Nicola Cosentino. Leggo testualmente la Gazzetta di Modena. Tra gli affari della famiglia Cosentino, la centrale termoelettrica a turbogas, impianto da 800 MW, inaugurato nel 2007, situato a Sparanese, a 30 km da Casal di Principe, luogo di nascita, indovinate un po', dei fratelli Cosentino. A guadagnarci dal superimpianto delle campagne casertane, devastate dai veleni sversati dai clan fino dal 1989, sono due società, ERA SPA e SCR Servizi. La prima controlla per il 50,01%, quindi la maggioranza, una società chiamata, guardate un po', Eracom Mediterranea, la conoscete la società? La restante quota, il 49,99%, è detenuta dalla società SCR. La SCR è una società misteriosa, in quanto la proprietà è schermata da una società fiduciaria, la Montepaschi Fiduciaria SPA, che detiene il 100% della SCR e ne gestisce il patrimonio. Dunque non possiamo sapere quali sono i reali proprietari. All'interno del CDA siedono Giovanni Cosentino, fratello del sottosegretario arrestato, che è ancora in galera, è ancora in carcere, Reccia, amico fedele dei Cosentino e proveniente dal mondo degli allevatori di bufale, Fabbri e Vanni Bertozzi. Oh, Vanni Bertozzi, ma guarda un po', ma chi sarà il presidente del consiglio di amministrazione di SCR? Loris Lorenzi. Giovanni Cosentino è coniugato con Maria Diana di San Cipriano d'Aversa, figlia di Costantino Diana, deceduto, arrestato nella nota operazione di polizia Spartacus 1. Ma c'è di più. Giovanni Cosentino non è soltanto nel consiglio di amministrazione di SCR, quindi di fianco ai nostri presidentissimi, ma è anche proprietario di Aversana Petroli, insieme agli altri 5 fratelli Cosentino. Uno di questi, Mario Cosentino, ha sposato la sorella di Giuseppe Russo, detto Peppe U Padrino, e torna quindi la coppola e la Manca Connection, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio. Tanto è vero che nel 1997 la prefettura di Caserta negò il certificato antimafia all'impresa dei Cosentino, proprio per tali parentele. In questo contesto si è inserita ERA SPA. ERA SPA, la conoscete? Attraverso la sua controllata Eracom Mediterranea, la cui sede è in un capannone della Versana Petroli, della famiglia Cosentino.
e il rappresentante della società multiservizi, controllata da 180 comuni, siede accanto a Giovanni Cosentino ed Enrico Reccia. Quest'ultimo risultava essere presidente del consiglio sindacale di una cooperativa nella quale il sindaco era un certo Salvatore Della Corte, arrestato e condannato come complice di Michele Zagaria Capastorta, latitante considerato la mente imprenditoriale dei clan dei casalesi. Suo fratello Pasquale Zagaria ha sposato la figlia di un noto costruttore parmense colluso col clan e condannato a 3 anni e 4 mesi. Ma il ruolo di ERA non si esaurisce qui. Infatti i terreni sui quali è sorta la centrale sono stati comprati da SCR, presidente di SCR CDA Lorenzi e componente del consiglio di amministrazione Bertozzi, e poi rivenduti a Caleni Energia per 9 milioni di euro. Ma la proprietà di Caleni Energia, che ha realizzato e gestisce l'impianto, appartiene per l'85% a una multinazionale svizzera, la EGL, e per il 15% ad ERA. Quindi mai coppola fu regalata con più sale in zucca. Chiaro?